Ciao, buonasera. Nuovo taglio di capelli e nuovo colore. Chi mi segue su Facebook ha visto le fotine del prima e del dopo e avevo scritto anche che il parrucchiere non mi avrebbe convinta a tagliare i capelli perché li voglio fare crescere e crescere. Poi col solito la sua frase è stata: "Ma sono bravissimo a tagliarli mantenendo le lunghezze." E lì mi ha ispirata. No, comunque a parte qua dietro, vabbè, me li ha fatti scalati scalati, non so se si vedono, però sono lunghi. Poi volevo fare qualche colpo di sole, qualcosa anche sul rosso e tutto quanto, per cercare di uniformare la mia ricrescita. Il castano alla fine lui ha preferito fare un rifare, cioè non è proprio il mio colore naturale, questo è un pochino più scuro, però mi piace abbastanza. Comunque 3 volte che vado al parrucchiere cioè, sono contento, non è che mi posso lamentare. C'ho sempre paurissima, ma non so come mai. Nuova disposizione natalizia. Quando c'è il salotto libero ne approfitterò e farò i video qua, cercando di farne un pochino di più. L'altra sera poi ho detto che vi avrei fatto il video della Lash, ma è arrivato il fidanzato alle 2 di sera. Gli ho anche detto: "Ma sei già qua?" E lui mi fa: "Speravo che fossi contenta di vedermi." Invece, di solito le fidanzate dicono: "Quanto sei stato in giro?" Non so come dire. "Dov'eri?" E io lo accolgo con un: "Ma sei già qua." Ma fa niente. E allora ne approfitto oggi per farmi un piccolo video della Lush. Ho fatto un ordine veramente piccolo piccolo. C'era il buono dentro la Sugar Box, sì. Con le spedizioni gratuite, ogni volta che ci sono dico: "Ah, posso risparmiarmi 6 euro, compriamo qualcosina." Allora, il pacchettino che mi è arrivato è questo qua. Il pacchettino è veramente grosso, infatti ho detto: "Ma quanti omaggi mi ci hanno messo dentro?" Dato che so che cercano di essere più ecologici del mondo, cioè per quello che ho ordinato io bastava una scatolina così. Appena aperto c'era, vabbè, il catalogone super profumato, nel quale non c'è uno dei prodotti che ho preso io, ma fa niente. Allora, prima cosa che ho preso è questa. No, vabbè, sì. Ho preso 2 cosine io, più l'omaggio. È questa qua che si chiama Lampados. Colorito sano e luminoso di una giornata al sole, disponibile 365 giorni l'anno. Praticamente una saponettina. La profumazione è un po' forte. Molti profumi della Lush sono quelli che annusi qua e te li senti che ti si piantano nel cervello. C'è un po' di influenza, scusatemi, continuerò a toccare il naso. Sto continuando ad avvicinarmi al video. Volevo così, cioè sono qua così si vede l'alberello. È a forma di cuoricino, praticamente questa, non so, vediamo se si vede. È una specie di autoabbronzante, la chiamano lì. Si scalda un pochino sul corpo. No, non si vedrà niente. Anche perché questa è la colorazione più chiara. C'è anche l'altra, ma è veramente scura. Sul tipo linea equatore, abitante della linea dell'equatore, non so come dire. Non si vedrà mai. Questa qua la spalmi sul corpo dopo la doccia, dice preferibilmente, così hai i pori belli dilatati. E praticamente è come un blush per il corpo, non so come dire, come una tera per il corpo. Il profumo rimane molto 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 forte. Non l'ho ancora provata sinceramente, tutte le volte che compro qualcosa finché non faccio il video la lascio impacchettato, perché poi perdo le cose, mi dimentico i pezzi e mi tocca i pezzi e mi tocca andare in giro per la casa durante il video, dato che voglio Non, lo faccio apposta a non fare i tagli nel video, nel senso, a me non. Sì, i video. Ci sono certi YouTuber che fanno dei video favolosi con gli attacchi e qualcosa del genere vorrei poter fare anch'io. Cioè, potrei mettermi a farla, però preferisco i video caserecci come questi, perché si vede proprio. Cioè, mi piace sentire quello che dice una persona, non con tipo. Faccio routine, viene tagliato, sbadiglio, viene tagliato, dico una cosa che non volevo far sapere, lo taglio. Non mi piace molto vedere anche i video delle YouTuber un pochino più conosciute, le vedi che a volte i tagli, ci sono i tagli e poi si attacca subito che lei stava parlando e si vede che ha tagliato una parola. Non mi piace tanto. Tornando a noi, perché sono partita a parlare dei tagli delle cose di YouTube? Ah sì, perché se mi tengo tutti insieme così non dimentico niente. Questa è la prima cosa che ho preso. Il prodotto che più mi interessava da prendere è una cosa che non si trova
molto spesso nelle profumerie o nelle cose, ed è lo scrub per le labbra. Io ho preso questo qua, è l'Abracadabra. C'è qualche scrittina qui, no? C'è scritto qua sopra: con cristalli magici di zucchero di rosa. Massaggi i cristalli direttamente sulle labbra asciutte con un dito. Taglio? No. Poi fai schioccare le labbra per leccare gli ultimi zuccherini. Rende la bocca liscia e compatta, naturale o pronta per il rossetto. Infatti, bicchierino, questi sono 25 grammi. L'altro. Il prezzo di questo è intorno, poi adesso ve lo dico, non c'è scritto, quanto è. Questo sono 25 grammi, si presenta così, la scatolina è bella bella piena, ha un profumo favoloso, zucchero filato e cingommina. Ce n'erano diversi di scrub per labbra, però io sono andata sul rosa, non potevo non andare sul rosa, vabbè. Vediamo se c'è qua. Ecco, l'Abracadabra costa 7,35 euro, Lampados 13,95 euro, ma era l'unico prodotto che mi ispirava qualcosa. Le balistiche non posso usare non avendo la vasca da bagno. Volevo provare qualche shampoo secco, ma non ne ho sentito parlare sempre bene, nel senso 50-50, quindi non lo so, quelli nelle cialdine. E allora, e anche vedevo qua, nella fattura di sottofondo ci sono i cosmetici, anche i cosmetici hanno dei prezzi allucinogeni. Non so come dire, soprattutto dovendoli ordinare, non avendo qui la Lush, non mi preferisco provare le cose prima di comprarle. E l'omaggino che mi hanno mandato, la scatolina era piena di queste piccoline qua, la prima cosa che ho fatto è stata appiccicare un coso con l'altro, cioè vabbè, dovrebbero essere di mais, credo, io mangio le cose come se fossero. Era questo labbra da cinema, si chiama scrub per labbra, 3 grammi in omaggio. Questa confezioncina piccolina, si sono sprecati. Vabbè, ordine da 20 euro in effetti. Ed è un altro scrub. Questo qua era tutto a tocchettini. C'è scritto che la scadenza è il 3/7/2013. Bella. No! Ne è uscita solamente metà. Maledetta me le mie mani. Comunque lo riraccatteremo. Ma l'odore di questo è ancora più buono dell'altro. L'altro è troppo dolciastro. Questo qua è favoloso. E deve avere dei cristalli. Sto usando. Ho usato già questo, l'altro no. Ho dei cristallini anche di sale. Infatti, quando. Commestibilissimo. Quando lo cerchi di mangiare, poi te lo senti tutto scialato e dolce, che mi piace molto. Lash fatto. Vi faccio vedere anche cosa ho comprato ultimamente. Ho preso un altro di quegli smalti semipermanenti. Questo giro l'ho preso. Il problema di quel signore lì è che ha il cosino con tutti i campioncini degli smalti, che si è tutto sgretolato e tutto, quindi il colore dello smalto non si capisce. Dovrebbe aprirmeli tutti una volta, ma mi scoccia chiederlo. Questo è il 211. È questo. Non saprei neanche come dire. Blu elettrico, però. Sì, è un blu elettrico. Nella cosina sembrava più azzurro, più sull'azzurro verdognolo. Qua sembra proprio un blu elettrico. Non l'ho ancora provato perché ho tolto tutte le ricostruzioni, ma ho delle unghie veramente rovinate. Adesso ci sto dando moltissimi prodotti ristrutturanti, indurente, tutte quelle cose che non fanno niente per farle crescere meglio. E poi tra una settimana credo che rifarò la costruzione, ma la ricostruzione. Ma non con le tip, ma le faccio crescere, tanto mi crescono, cioè adesso sono un po' corte, lunghe, sono anche sporche, vabbè. Però mi cresce anche senza stare a fare la tip, preferisco, si rovinano meno. Devo fare attenzione a non pestare lo scrub che è tra i miei piedi, lo scrub labbra. Sono andata anche da H&M, ho preso questo blush qua a 3,95 euro, questo è il numero 18 Sweet Rose. Mi piace molto la scatoletta, è per 4 euro, questo qua. Non so quanti sono, 7 grammi e 0,2, cioè i blush sono veramente grossi. L'ho già provato, solo che esatto, si vede veramente tanto, cioè
ne ho messo su pochissimo, continuava a sfumare e sembravo comunque un pagliaccetto. Io non riesco ad andare in giro con tanto blush, no, o non mi sono fatta ancora l'occhio, non so voi, cioè ditemi voi se è normale vedere qualcuno con due gote fucsia, boh, non è molto naturale secondo me. Però questo qua, come si dice, adesso devo finire ancora quello dell'Essence, si vede tanto così del fondo, quindi è quasi finito. Questa era la mia scusa per averne comprato un altro. E poi più avanti, cioè, credo di finire quello verso febbraio, quindi non, questo qua quando con uno inizia ad avere un po' di colorito, anche solo i primi soli di marzo, così secondo me ci può già andare bene. L'altro acquisto che ho fatto, questo qua, dell'Apocalypse di Rimmel London. Avevo uno sconto di 5 euro da Limoni su un acquisto di 20, 30 euro, 20, non mi ricordo. Me ne hanno dato anche un altro di 15 sull'acquisto di 75 euro, vabbè. Il mio ragazzo si è comprato un profumo, Il Mistero di Roma, di Laura Biagiotti, buono, 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 buonissimo. È sempre fatto nella confezioncina fatta tipo a Colosseo, bello, blu. Bello, 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 ed è anche buono, dura veramente tanto quel profumo, ma tutti quelli della Laura Biagiotti, essendo uno tra i più economici. Comunque, 30 euro quello, come si dice, sì, il buono era su 30 euro, esatto. E poi alla cassa, io mi sono messa a guardare questo, avevo appena visto al mattino stesso la foto di Ornitorella su Facebook, che ha scritto... bellissimo, ha delle labbra bellissime, Orni, veramente, veramente belle. E ha scritto, nella foto non riesco a far vedere veramente il colore di questo lip gloss della Rimmel, bla bla bla, e ha messo questa marca qua. Perché in realtà è più fucsia, boh. Sono andata lì, erano giusto sulla cassa, costavano mi sembra 12,90 euro, scontato 8,90 euro, che vabbè, l'avranno pagato 1 euro come sempre per farlo, va bene, dimmi che c'è lo sconto su. E la tipa mi si è messa lì, mi ha fatto tutti gli swatch di tutti i colori sulla mano e non potevo non dire sì, dammene uno, cioè... Piccolina, mi fa anche, guarda, me li provo io che così me li pulisco. È stata veramente carina. E allora ho detto, vabbè, dammi questo qua. Questo qua è il numero 303. Allora, Apocalyptic, credo sia il nome questo qua. Si chiama così, Apocalypse Lip Lacquer. Lei me l'ha venduta come tinta per labbra. Io non credo sia una tinta per labbra, perché il colore sì, cioè... L'applicatore, non so se si vede dentro, ha come un incavo dove si incastra il colore. Lo faccio qua. Questa cosa, cioè io non... è disumana. Questo qui è come darsi della tempera dei bambini. Dei bambini, lo uso anch'io. Dei bambini sulle labbra. Io non so se... Piccolo stacco perché mi è finita la memory card. Comunque, scusate. Dicevo che colora tantissimo. L'unico problema è che... esce dai, nel senso, se non l'applicate con una matita trasparente o con una matita labbra, qualcosa del genere, dopo un po' che respirate vi va in giro per la faccia e poi va via, non è che rimane il colore sotto come tipo tinta labbra, però l'effetto è favoloso, cioè non sono ancora abituata a vedermici sinceramente, non ho ancora osato uscire così, anche perché sto uscendo molto poco di sera ultimamente, e questo qua di giorno non si può proprio mettere, a meno che non voglio vedere la mia foto sul giornale di domani. Comunque, ho preso questo qua. Vi faccio anche vedere una cosina che mi ha regalato la suocera, qualcuno di voi lo sa già. Salta da lei e mi fa, eh sì, stavamo parlando dell'Easy Yo, che io tanto adoro, questo, continuando, l'ho ordinato, sì, l'Easy Yo, insieme a cosa, non mi ricordo più, vabbè, ah sì, allora, vabbè, il coprimaterasso super trapuntato, comunque, mi fa, ho ordinato anche della roba della Bare Essentials, cioè, la Bare Minerals, lei, sì, spacca, ti faccio vedere, perché c'è una cosina che non uso. Mi ha detto, ma no, non ti preoccupare. E mi ha portato, praticamente, mi ha dato anche la pochettina. C'era un kit che ha preso lei con di tutto e di più per il viso. E mi ha detto che queste due, mi ha dato anche la pochettina perché lei ha detto, no, guarda, non la uso.
e mi ha dato due cosini che lei non pensa, non, cioè, mi ha detto: guarda, io tanto li tengo lì, non, cioè, non, sono nuovi, non ti preoccupare, faccio, anche se non fossero stati nuovi comunque. Mi ha dato il della Bare Minerals, questo lip gloss, Daredevil, non avevo ancora visto il nome, Daredevil è il nomino, Marvelux Movie, non so se si vede, lip gloss Brillant à Lèvres. Si vede che sono mezza barbaldostana. Il colorino è questo qua, leggerissimo anche sulle labbra. Qua sembra un pochino scuro, ma devo dirvi che non si vede. Ha una profumazione buonissima e non mi ricordo se lo dicevano in TV o cosa, ma dà quella sensazione di pizzicorio tipo volumizzante, come se dentro ci fosse della menta piperita o della cannella tanto amata da me. E l'altra cosina che mi ha dato, cioè... il blush, questo qua si chiama Rose Gold Radiance, è veramente bellissimo, cioè anche la confezione mi piace da impazzire, ed è il primo blush, c'è già di tutto e di più qua, ma si gira questo sopra per chiuderlo, no, si gira e c'è i buchetti, vabbè magari sono tutti così, è la prima volta che lo vedo io, praticamente c'è i buchi lì, tu giri, c'è anche la freccina mi sembra, tac, e i buchetti si incastrano, cioè ci incastrano i buchetti. La colorazione, questo qua, non ve lo metto adesso, proviamo di qua, si vede un pochino, è carinissimo, ha dei brillucichini dorati argentati, l'unica cosa che non mi aggrada molto è questa qua, però messo poco poco, magari non qua sotto, qua sopra, tipo illuminante, fa un effetto veramente naturale, anche se è brillantini, e mi piace da morire. E poi è la prima cosa del trucco minerale che possiedo. Ho guardato anche, volevo fare un ordine dalla Navy Cosmetics, tutto così. Io ho mandato un'email per vedere se mi inviano qualcosa, ma non me ne sono filata per niente. Io le provo, cioè sono sincera, non ho aperto il canale per avere cose da provare gratis, nel senso, però a volte quando sento magari mi hanno regalato questa box, mi hanno spedito questa box, tutto quanto, e vedo che magari qualcuno che non ha tantissimi iscritti, vabbè, come fosse la Carlita, come fosse la Ornella, queste cose qua, o vabbè Make Up Delight, così non le considero, cioè non che non le considero neanche, nel senso, cioè probabilmente c'ha il Bartolini che gli, no, lei è in America, gli arriva il FedEx che gli arriva tutti i giorni a dargli qualcosa, quindi io, cioè, ve lo dico sinceramente, ci provo sempre a mandare un'email di riguardo, c'ho un blog, c'ho un canale YouTube se volete, bla bla bla, sinceramente non mi ha, no, sì, mi hanno comunque risposto tutti, ma mi hanno sempre detto che ho pochi iscritti, tutto quanto, ma chi se ne è, nel senso, vado avanti con i miei coupon gratuiti della farmacia per le creme, non so come dire. E vi dicevo, scritta la Neve Cosmetics, mi hanno solo detto: guardi, ci lasci i suoi dati che li mettiamo nel nostro archivio, ma magari la ricontatteremo, non credo proprio, vabbè. E buonci, vi ho detto tutto, sì, vi ho fatto vedere tutto quanto per adesso. Vediamo se riesco a buttare già sul video. Ditemi qualcosa del taglio di capelli. Non so se si vede qualcosa. Io ho sto faro puntato qua, no, di notte non so proprio come fare i video. Anche perché al mattino ultimamente stiamo veramente dormendo tardi. Se non io, il mio moroso si sveglia verso pranzo. Infatti anche come ho, anche oggi non, cioè, sarà 4 mesi, 4-5 giorni che non pranziamo proprio. Io mangio solo alle 9 di sera, più il caffè del mattino. E dicevo, ma mi dilungo troppo. E dicevo che la stanza dove c'è il sole al mattino, in questi giorni ha piovuto, vabbè, è la camera da letto che è occupata dal moroso. Comunque, mi avete chiesto il video del giro della casa. Volevo farlo adesso e poi postarvelo verso a Natale, tipo regalino. Solo che adesso è veramente tutto un casino, non vi faccio vedere, cioè, vi farei vedere la stanza degli ospiti, che è la mia mini palestra. Faccio la figa, che però è veramente un disastro. Quindi mi sa che la farò nei giorni a venire. Tanto adesso mi metterò a pulire un pochino. Ma io non mi rendo conto che sto parlando da sola, nel senso, vabbè, qualcuno mi avrà capita.
Vi saluto, se no mi dilungo troppo, potrei stare ore a parlare. Se volete un video di me che parlo di cose a caso, anche da 2 ore, ditemelo. Guarda, lo metto in privato solo per quelli che me lo chiedono, almeno. E boh, facciamo un... come si dice? Non so neanche come si mettono in privato i video, comunque. Facciamo un... una cosa di nascosto da YouTube, per pochi intimi. Il ciacericcio alla telecamera per ore e ore e ore. Più risposta ovviamente con i commenti, sennò dopo 2 video che faccio che vedo che nessuno mi risponde, lì vada la neuro. Vabbè, ciao patati, un bacione da me e dall'albero. Vi auguro già buone feste, spero che stiano iniziando bene questi preparativi, che, come si dice, che siate tranquilli, che è la cosa più importante. E buon ciao.